cambiare non cambiando, un bisticcio di parole che vuole sottolineare l'accortezza adottata da Nissan nel proporre la quinta generazione della sua compatta, ma non troppo, Micra. Se esternamente non cambia, infatti, era già molto ben riuscita nella versione lanciata 2 anni fa, oggi adotta nuovi motori a benzina, mantenendo però anche il classico e affidabile 1.5 turbo diesel da 90 cavalli, cui si aggiungerà presto, per il mercato italiano, una versione ecologica B-Fuel, benzina e GPL, in listino a 16.450 euro. I prezzi di tutte le altre versioni sono compresi tra 15.400 e 19.100 euro. Con il nuovo Micra noi siamo entrati a tutti gli effetti in quello che è il cuore del segmento B, con una vettura più grande rispetto a quella precedente, innovata tecnologicamente e proprio nell'ottica di rendere sempre più attuale con questo veicolo, adesso ne cambiamo il cuore. Come? Attraverso l'introduzione di due motori, un primo motore da 100 cavalli e un secondo motore da 117 cavalli. Sono due motorizzazioni molto efficienti perché rispetto alla motorizzazione precedente hanno valori di potenza più elevati, valori di coppia più elevati, ma questo non è andato contro quelle che sono invece le emissioni del veicolo, che si sono ridotte in maniera significativa. Quindi per tutti gli utenti Micra avranno un prodotto con maggiori performance, ma senza per questo inquinare di più. Mancava, diciamo, nella gamma di Micra una vettura un po' più sportiva o comunque caratterizzata appunto da un look un po' più aggressivo. Questo ce lo dicevano i nostri clienti, quindi finalmente riusciamo a soddisfare anche questo tipo di domanda. Un prodotto quindi che non cambia nel cuore, il motore resta quello da 117 cavalli, 1000 di cilindrata, 3 cilindri, ma l'estetica è sicuramente più aggressiva con dei elementi esterni carbon look che quindi danno una maggiore sportività a questo prodotto. Di fatto in Italia c'è un mercato sul GPL che non trova riscontro in altri paesi europei e quindi anche qui, per dare soddisfazione a una domanda crescente che sta abbracciando un po' tutti quanti i segmenti, abbiamo deciso di mantenere sulla vettura Micra il motore 90 cavalli ed equipaggiarlo già di fabbrica con un impianto GPL. Quanto alla dinamica, è sempre piacevole la guida della piccola di casa Nissan, precisa negli inserimenti in curva e con un'efficace tenuta di strada grazie ad un assetto ben calibrato. Interessanti le soluzioni proposte per i cambi, poi, un manuale a 5 marce sulla 1000 da 100 cavalli e un 6 rapporti sulla 117 cavalli. Alla motorizzazione capace di 100 cavalli, però, si può abbinare anche un cambio a variazione continua, CVT a gestione elettronica, maturato con l'esperienza di anni e oggi adeguato ad una rapidità di funzionamento che ha raggiunto un buon livello.